Lo sfogo di Barella. Mai piaciute le scommesse. Sitto per troppo tempo. Ora passo alle vie legali. Dopo le voci insistenti su un suo presunto coinvolgimento nella vicenda scommesse, il centrocampista nerazzurro è intervenuto sui social. Devo tutelare le mie figlie e la mia famiglia. Dopo le tante voci circolate su un suo presunto coinvolgimento nella vicenda del caso scommesse, senza alcun riscontro ufficiale nell'ambito delle indagini, Nicolò Barella è uscito allo scoperto manifestando tutta la sua amarezza con una serie di storie Instagram dai contenuti molto duri. Sono stato zitto per troppo tempo, scrive il centrocampista dell'Inter, nonostante tutto quello che letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d'azzardo, figuriamoci le scommesse, per di più sul mio lavoro. L'unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa M. Nicolò Barella non ci sta. E dopo essere stato citato per presunte scommesse nel caso sollevato inizialmente da Corona, risponde ai giornali. Da un giornale che si chiama La Verità, ha scritto su Instagram, ci si aspetterebbe più verità. L'unica verità è che siete dei pagliacci. Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d'azzardo, figuriamoci le scommesse, per lo più sul mio lavoro. L'unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa M. Per questo da oggi passerò alle vie legali. È arrivata la risposta di Maurizio Petra, lo zio del calciatore Antonio Esposito, a Nicolò Barella dopo il suo furioso post social di ieri. Il centrocampista dell'Inter è stato menzionato proprio da Petra tra i nomi coinvolti nel caos scommesse e ha replicato comunicando che sarebbe andato per vie legali. La verità ha di nuovo sentito Petra, che ha modificato così la sua posizione. Sul nome di Barella mi sono sbagliato. Antonio e Zaniolo parlano di altri giocatori. Voi non c'entrate nulla, dice Petra riguardo al quotidiano. Avete riportato quello che ho detto e scritto. Per questo errore mi voglio scusare con Barella. Ho sbagliato a nominarlo, ma mi sono confuso perché in questi giorni è stato molto citato.